Ha battuto tutti sul tempo il comune di Rapino, che ha già messo in circolazione i buoni spesa realizzati con i fondi ottenuti dal governo Conte, circa 10.500 euro, per combattere l'emergenza alimentare generata dal coronavirus. I buoni, ha detto il sindaco Rocco Micucci, sono già spendibili su tutto il territorio comunale, nei negozi del paese, che hanno risposto all'avviso del comune, una macelleria e 4 negozi di generi alimentari. Abbiamo realizzato questo buono, che lo abbiamo realizzato direttamente noi, lavorando perfino la notte dal 29 marzo, per farci trovare pronti già così da poter erogare immediatamente ai cittadini questo beneficio, e lo abbiamo realizzato personalizzandolo con un codice univoco, che è il codice che è associato al beneficiario, ma soprattutto rendendolo anche non falsificabile e soprattutto anche identificabile, perché attraverso questo Q-code che abbiamo inserito abbiamo potuto personalizzare il buono fino a inserire i dati del beneficiario che effettivamente può fare la spesa presso l'esercizio commerciale. I buoni hanno un taglio da 10 euro perché abbiamo preferito avere un taglio piuttosto piccolo, in quanto i nostri negozi non sono esercizi commerciali molto grandi, non sono la grande distribuzione, quindi possono essere spesi anche nella stessa giornata in più esercizi. Poi abbiamo assegnato un numero di buoni pari al nucleo familiare, alla composizione del nucleo familiare. In particolare abbiamo assegnato 10 buoni, quindi sono 100 euro, ai single. Abbiamo assegnato invece 15 buoni alle famiglie composte da 2 persone, quindi possono essere anche una coppia di fatto, e poi abbiamo assegnato 30 buoni alle famiglie con figli, perché abbiamo voluto privilegiare sicuramente le esigenze di coloro che hanno famiglie con bisogni diversi, che sono quelli appunto dei minori. Contiamo di poter riuscire ad erogare tutta la somma entro la settimana, perché le domande continuano ad arrivare. Il metodo che abbiamo scelto, quello di far spendere i soldi presso gli esercizi locali che si sono convenzionati, ha una doppia valenza: quella di venire incontro ai cittadini, facendo in modo che non debbano uscire fuori dal comune per poter andare a fare la spesa in grandi centri, e l'altra è quella di dare soprattutto una mano anche all'economia locale, che in questo momento sicuramente risente comunque di questa emergenza.